Oggi col sistema Lipus intratteremo per la prima volta una paziente che accusa disturbi all'anca destra caratterizzati da dolore e difficoltà di movimento secondari ad una coxartrosi di primo o secondo grado. Al momento la signora ha una flessione dell'anca sul bacino massima di 90-100 gradi, una estrarotazione nettamente limitata con una abduzione massima di 30 gradi, un'intrarotazione pressoché nulla. La problematica di base, oltre ai problemi di movimento, è quella del dolore, soprattutto deambulatorio. Quindi la signora ha chiesto un'alternativa prima di pensare alla protesizzazione d'anca e quindi procederemo in tal senso. Grazie.